Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore, era prima. Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore. Non avevamo 20 anni, non era tanto tempo fa. Era oggi pomeriggio e avevamo più di 100 anni fra te e me. Ti leggevo poesie nudi nel letto. Non è un ricordo lontano perso nelle nostalgie. Era oggi pomeriggio, con un cielo grigio e azzurro mescolato dal vento. E i colori vivaci sul terrazzo. Non avevamo 20 anni, non era un tempo lontano, era oggi pomeriggio ed era la prima volta in vita mia che leggevo poesie nudi nel letto, tu la prima volta che qualcuno te le leggeva. E sono nudo al tavolo adesso che scrivo, mentre tu sei quasi addormentata sulle lenzuola spaiate di due verdi diversi, recuperate insieme per questa casa che sembra di studenti squattrinati. È di oggi pomeriggio la luce sui coppi dei tetti, le mansarde di fronte abitate da slavi e magrebini. Se dico questo secolo, intendo dire il ventunesimo, il nostro. Nel Novecento non t'ho conosciuta, ma ora ti ho letto poesie per la prima volta nudi nel letto, le lenzuola spaiate di due verdi diversi, spinte via dalle gambe, fresche ancora del nostro sudore. Si intitola Stelle vicine. Non mi intendo del cielo, riconosco costellazioni ogni tanto, per caso. Una che so è la cintura d'Orione. L'ho ritrovata subito in tre nei che hai fra seno e seno, tre puntini in fila verticale che si inclinano scendendo giù dalla parte del cuore. Se con la mano li sfioro, scommetto, ti si increspa la pelle. Queste stelle le amo meglio che quelle del cielo, perché le posso toccare col dito, se tu permetti, e loro mi rispondono. Per una lettura di poesie che devo fare oggi, ho ritrovato una poesia di qualche anno fa. Parla della stazione d'Ora e del bar tabaccheria, dove la barista inveiva contro le negre che con quelle mani sporche di puttane toccavano le cose sul bancone. Ora è passato del tempo, neanche tanto. La stazione è stata rasa al suolo, con il bar e tutto. C'è una spianata di ghiaia, poi si vedrà. Tutto sparito. Niente più cose, niente più bancone, niente più barista. Non sono state le negre. Le nude. Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle. Non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari maschilisti o sussiegosi femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita, affascinerà. E la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetemi le palle, né rompetele a loro, guardatele piuttosto e se siete fortunati, baciatele. E anche fidanzatevici, purché dopo fidanzate
Non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevici. La poesia si intitola Il nome della luna. I miei libri sono pieni di dediche con nome e cognome, certo soprattutto di donne, ma c'è anche qualche uomo. È una scelta discutibile. C'è chi non la capisce proprio e pensa, chi se ne frega chi ha ispirato la poesia, conta la poesia. Ma i miei libri sono pieni anche di nomi di luoghi, di indicazioni geografiche, di dettagli precisi spiegati. Se scrivo di un prato di periferia, e quel prato di periferia è a Grugliasco, è facile che il titolo della poesia sia Grugliasco, o che almeno Grugliasco compaia in qualche verso. C'è chi fa esattamente il contrario, chi lascia tutto nell'indeterminato. Sono scelte rispettabili. E che io penso che bellezza e poesia siano dentro le cose che esistono. Il poeta non è che un interprete, un investigatore, talvolta è pure un approfittatore o un piazzista. E che io, quando scrivo una poesia, secondo me, sono il dito che ti indica una luna per fartela vedere. Sono il dito che indica una luna, non sono io la luna. E mi pare doveroso, mi pare proprio il minimo, dirti il nome proprio della luna. Bravo! Improvvisamente tutto è bello. Il sole che riflette strisce sul telefono di mio figlio, l'ombra del palo sul tavolo, il tappeto colorato appeso alla staccionata, tutto insomma, tutto. Io non posso sopportare questa bellezza, né la sua mancanza, e allora tolgo di qui me stesso, mi trasformo in striscia, in riflesso, in tappeto, in figlio. Provo a essere ciò che non sono capace né di avere né di non avere. Provo a essere improvvisamente tutto bello. Vuoi tutto? La ragazza ha i capelli color rame scuro, il rame delle bobine di fili ferroviari. Ha i capelli raccolti in una coda di cavallo. Indossa una maglietta a righe bianche e blu orizzontali, con le maniche corte. Una ciocca sparpagliata si rovescia però sulla fronte, in modo che non sia troppo ordinato il disegno del viso. C'è movimento. Mi guarda. Vuoi tutto? Esito un poco. Abbozzo un sorriso, forse neppure lo abbozzo, lo penso soltanto, le rispondo, voglio tutto. Lei annuisce, si volta verso il banco con un gesto armonioso del collo e grida all'uomo in grembiule bianco, sì, metti anche il piccante e le cipolle. Si intitola Facile come bere un bicchiere d'acqua. Ordino un caffè e un bicchiere d'acqua. Il bicchiere è dietro il caffè. Voglio bere prima l'acqua. E così, scartata l'idea di un sollevamento, faccio scorrere il bicchiere intorno al caffè. Ascolto con voluttà il rumore del vetro sul marmo del bancone. Descrivo una traiettoria garbatamente curva, circumnavigando la tazza di caffè. Più precisamente, una traiettoria che parte diritta e si incurva dopo un tratto, gira intorno alla tazza e poi di nuovo per un tratto è diritta verso di me. Ne vedo la traccia, cioè immagino la traccia, sul bancone ed è uguale come quando un bagnino passa il rastrello sulla sabbia, prima andando diritto e poi girando intorno a un ostacolo, per esempio un ombrellone. Ci ho messo molta cura e attenzione, dosando la forza ed evitando inciampi.
E trovo che è stato davvero affascinante il percorso del bicchiere e il suo suono, la dose di attrito percepita e misurata dalle mie dita, prima più forte e poi calante, superata l'inerzia iniziale. Sono molto soddisfatto di me. Ora finalmente sollevo il bicchiere e lo accosto alle labbra. Il barista forse mi guarda e forse non mi guarda. Guardare se mi guarda mi scoordinerebbe. Ma che mi guardi o non mi guardi, io voglio che sia armonioso il mio gesto del bere. È un gesto importante, celebrato in quadri e foto e film, un gesto che ha il dovere di essere bello. Ho qualche dubbio sull'inclinazione del gomito, sulla geometria tra viso, bicchiere, avambraccio, braccio e collo e schiena. Bevo lentamente, ma non troppo lentamente. Il movimento incontrollabile del pomo di Adamo mi infastidisce un poco, mi fa pensare che in certi vecchi molto vecchi e in certe malattie diventa un problema persino deglutire, ed è un pensiero che mi fa tristezza. Ho qualche incertezza sulla durata dell'ultimo sorso, su fino a che punto vada succhiato e prosciugato il liquido. Finisco comunque e riappoggio il bicchiere sul bancone. Sfilo una bustina di zucchero dalla ciotola di bustine, con un poco d'ansia, perché spesso tirandone una ne escono due, o anche tre, e devi rimetterle a posto, ma non è più come prima, e tutto questo compromette il fluire delle cose. Sono bustine di carta, per fortuna. Una volta, anni fa, una bustina trasparente, dopo averla girata in mille modi, nervosissimo, non riuscii ad aprirla. E mi toccò prendere il caffè amaro, che non mi sentivo di chiedere aiuto al barista. Ma una volta invece al supermercato, non sapendo come uscire dal problema e incalzandomi una fila furibonda, chiesi a una cassiera di aprirmi lei uno di quei maledetti sacchetti che sembrano un foglio solo, privo di spazio interno. Questa si apre facile, verso lo zucchero nel centro preciso della tazza, osservando il monticello che si forma finché il peso non vince la resistenza superficiale del caffè e vi affonda. È una scena stupenda. Guardo se davanti al bancone c'è un cestino. Se c'è, mi sembra giusto buttare nel cestino la bustina vuota e non lasciarla nel piattino, perché è già duro il lavoro del barista. Il cestino c'è e ci butto la bustina. Non ho nessuna voglia di caffè. L'ho preso solo perché non ho osato prendere l'acqua e basta, avendo da cambiare un biglietto da 5, finita la moneta. Quindi il caffè lo butto giù veloce, senza troppa armonia. Quando non si ha voglia le cose vengono meno bene, ed esco e scendo le scale a Porta Susa a prendere il treno, che ormai è in arrivo. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Mi hanno fatto questa canzoncina il macellaio e il pescivendolo, dice e sorride la ragazza seduta al ristorante pizzeria cinese con tre amiche. Lavora al banco di salumi e formaggi di un mercato all'aperto e racconta: metto il banco alle 6:30 e alle 7:15 arriva già la vecchietta, mi dà un etto di cotto. Ma c'hai 80 anni, ma perché non vieni a mezzogiorno? E poi vuole anche il latte. Eh no, signora, il latte non c'è. Quello del latte passa alle 9. Ride. Ha il viso fine, i capelli lisci castani e le labbra sottili. Ce n'è che mi fanno sclerare. Poi il sabato, che devo stare anche il pomeriggio, non ne posso più. E allora certe volte urlo, venghino, venghino, che c'è il salame bello. Così mi sfogo. Fai come se fossi al mercato, dice l'amica, e ridono insieme di nuovo. Ma al macellaio gliela faccio io la canzone, lui che taglia le fette di vitello. E davanti c'è un marocchino che vende la frutta. Alle 6:00 c'è già la Moretti, quella da 66 CL, sai, non sta mai zitto. Mi ha detto che è diventato padre. Gli ho fatto i complimenti e lui ha detto che no, che se l'era inventato. Che bisogna inventarsi le cose per stare sul mercato. Poi in tono più basso: la Miriam non ce l'ha più fatta, ha dovuto lasciare il lavoro. Lì, se non sei forte, scleri troppo. Il giovedì
C'è quella delle magliette, che mette il banchetto proprio attaccato al palo della luce, e va avanti tutto il giorno a battere sul palo con una spranga di ferro. Forse, dice l'amica, per attirare i clienti. No, no, lo fa, ribatte lei, per rompere i coglioni. Ridono e finiscono la cena. Io finisco la mia pizza, mi alzo, pago il conto, esco e canticchio nella mente. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Già un poco innamorato, ma tranquillo. Salgo in casa per fare il mio mestiere, guardone, parassita, le racconto. Yeah. Ho una esagerata capacità di sogno e nessuna capacità di astrazione. Non c'è contraddizione, sono due cose diversissime. Il sogno è la più concreta delle cose. Sta nella testa, forse, sì, però ha odori, colori, passioni, sensazioni. È ultrafisicissimo il sogno. L'astrazione, invece, beh, l'astrazione presumibilmente, se si chiama astrazione, vorrà dire che è astratta. Non me ne intendo molto. Sai, ho pensato questo perché mi sono accorto che della razionalità o irrazionalità dell'esistenza non mi frega una minchia. E nemmeno mi frega della felicità. Felicità è una parola astratta. Mi frega soltanto che adesso tu sia qua. E si intitola Ma se noi. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa, quando la scrocco a mio figlio, e facciamo i lavoretti per pagare le bollette, e ti preparo colazione con il burro di soia, e troviamo le cose per terra, e ci baciamo, e guardiamo accendersi il campanile, e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore, e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia, e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani, e ci diciamo gli odori, e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi, la casa è piena di scatoloni, e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi, facciamo l'amore, e ci addormentiamo nudi, e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa?